Grazie Presidente, vorrei dire anch'io qualche parola su questo bilancio di previsione. Nel 2018 per la prima volta è possibile programmare interventi nello sport grazie ai due nuovi regolamenti che sono stati approvati appunto a marzo e ad aprile di quest'anno e che rendono possibile non solo la programmazione da parte del pubblico, quindi gli interventi finanziati dal Comune di Roma, ma anche gli interventi che sono finanziati dai fondi dei privati. E mi riferisco in particolare alle 33 procedure che sono state attivate e che entro metà del 2019 daranno luogo a 33 delibere per la rideterminazione della durata delle concessioni legate proprio a investimenti realizzati da privati. Mi riferisco poi almeno a una decina di progetti che sono stati assegnati con bando e che grazie a una pianificazione economico-finanziaria verranno contrattualizzati e daranno luogo anche in questo caso a delle nuove concessioni. E mi riferisco in particolare anche ai primi due progetti di partenariato pubblico-privato che sono stati presentati nel corso di questi mesi e che sono in fase di lavorazione in queste settimane presso gli uffici. E mi riferisco infine anche agli interventi realizzati, quello ad esempio molto importante presso lo stadio Paolo Rosi, dove dopo un'attesa di almeno 10 anni è stato realizzato un intervento, anche in questo caso grazie alla compartecipazione di fondi privati, in questo caso della Federazione. E insomma, quindi il 2018 è stato molto positivo e la programmazione per il prossimo triennio lo è altrettanto. Tutto ciò che riguarda, ad esempio, la promozione sportiva è stata confermata, quindi il sostegno ai piccoli e grandi eventi sportivi che vengono appunto aggiudicati tramite dei bandi pubblici, vengono confermati e viene confermato lo stanziamento per la manutenzione ordinaria degli impianti, nonché tutte le risorse necessarie per la manutenzione del verde all'interno degli impianti, oppure la guardiania e tutte le attività che sono state messe finalmente a regime nel corso di questi 2 anni e nell'anno prossimo proseguiranno. E vorrei dedicare un'attenzione particolare al lavoro che è stato effettuato per le palestre scolastiche, un lavoro che è stato effettuato partito a luglio di quest'anno insieme a tutti i municipi e che sta dando luogo a un risultato molto importante, in quanto per la prima volta da tempo immemore, Roma Capitale investe non solo nella manutenzione ordinaria di queste strutture, palestre scolastiche, ma anche in manutenzione straordinaria. Nel 2017 e nel 2018 sono stati effettuati interventi in 30 palestre, 15 nel 2017 e 15 nel 2018, una in ogni municipio. Il prossimo anno saranno molte di più e stiamo vedendo proprio in queste settimane concludersi i lavori che avevamo programmato l'anno scorso. Giovedì scorso siamo stati con la sindaca all'inaugurazione di una palestra in quinto municipio. Questa settimana siamo stati in un'altra palestra in secondo municipio e abbiamo visto quanto questi interventi, seppur piccoli dal punto di vista economico, ogni intervento ha una media di 35-40 mila euro di spesa, dà però dei risultati molto importanti. Questi sono luoghi infatti che vengono frequentati di mattina da bambini delle scuole elementari o medie, e poi il pomeriggio e la sera dagli adulti. E ecco, abbiamo visto proprio in questi giorni l'entusiasmo di chi frequenta queste palestre nel vedere rinascere dei luoghi che avevano trovato e che ormai erano abituati a vedere poco, come dire, poco ospitali, bui, tristi. E adesso finalmente si ritrovano invece delle palestre con dei colori allegri e anche quelli che sembrano dei dettagli, in realtà sono importanti e rendono molto più piacevole le attività che si svolge a scuola. E quindi vorrei
sottolineare, ecco, davvero con soddisfazione il risultato che ci accingiamo ad ottenere e che segna un'importantissima inversione di tendenza in quello che è sempre stato l'approccio politico allo sport. Che in passato è sempre stato visto come uno strumento per fare cassa. In questi 2 anni in commissione abbiamo ascoltato tantissime volte le giuste lamentele da parte di associazioni che magari si devono occupare di piccoli interventi, devono sostenere delle spese. Per dei luoghi che erano trasandati e invece ecco, finalmente l'amministrazione decide per la prima volta di investire di più di quanto non sia l'entrata derivante dalla riscossione dei canoni di concessione, appunto perché lo sport non è uno strumento per fare cassa, ma è un servizio attraverso il quale è necessario migliorare la qualità della vita dei cittadini, siano essi i più piccoli, quindi i bambini che frequentano le scuole elementari, sia appunto i più grandi e quelli molto più grandi, perché ad esempio sempre nelle palestre scolastiche di sera si fanno attività di ginnastica dolce oppure anche balli di gruppo che vengono anche frequentati da adulti e da anziani. E quindi chiudo, ecco, il mio intervento ringraziando anche la Giunta per l'attenzione che ha dimostrato in questa tematica e sono ansioso di andare ad approvare nei prossimi giorni questo bilancio che segnerà una svolta positiva anche per lo sport, oltre a tutto quello che abbiamo sentito in precedenza, ad esempio la mobilità, gli interventi sulle strade, ho visto anche degli interventi molto positivi per l'edilizia scolastica, sempre nelle ultime variazioni che si stanno apportando al bilancio e quindi ringrazio la Giunta, ecco, per il lavoro attento che ha portato avanti e non vedo l'ora di votare, di approvare questo bilancio. Grazie.